Thank you very much, Mr. Chairman. Ringrazio molto, signor Presidente. Signore e signori, è un grande piacere, è un onore per me essere qui oggi. E io vorrei per prima cosa ringraziare gli organizzatori per aver dato la possibilità alla mia organizzazione, il Forum for Agricultural Research in Africa, l'opportunità di partecipare a questo importante forum. Ho una presentazione in PowerPoint che ho preparato e l'argomento che tratterò è OGM e biotecnologie in diversi contesti geografici. Non sono sicuro che questa sia la mia presentazione. Comunque, vorrei per prima cosa dire che la mia presentazione si concentrerà sul settore non transgenico. E vorrei parlarvi di alcuni fatti che riguardano anche il settore transgenico. Negli anni questo settore ha suscitato molte controversie e queste controversie riguardavano soprattutto la sicurezza, la salute dell'uomo, la salute ambientale. E io penso che in Africa ci sia anche un altro problema, un'altra preoccupazione che è legata all'impiego di questi semi geneticamente modificati, soprattutto da parte di agricoltori che sono poveri di risorse, che hanno piccoli appezzamenti e di conseguenza il rischio di dover pagare per questi semi risulta inaccettabile per loro. Vorrei anche dire che in Africa non abbiamo ancora sfruttato completamente il potenziale delle nuove tecnologie, come ad esempio l'allevamento assistito da marker, che sono tutti strumenti che potrebbero essere utilizzati per migliorare le varietà. Di conseguenza dobbiamo riuscire a sfruttare le potenzialità di questi nuovi mezzi nel portare avanti la controversia, la discussione sugli OGM. Inoltre sappiamo che si parla spesso di biotecnologie e la gente pensa subito agli OGM, pensa subito a colture che non sono naturali e così via, ma io penso che il fatto che si pensi soprattutto a organismi geneticamente modificati debba portarci a pensare alle potenzialità di queste biotecnologie. E io penso che sia responsabilità del campo della ricerca e di altri campi cercare di suscitare la sensibilità del pubblico in modo che smettiamo di legare le due cose. Gli OGM sono OGM, ma ci sono anche altri strumenti che possono essere utilizzati. E io vorrei riuscire a dimostrare questo punto. Ci sono altri strumenti che possono essere impiegati per affrontare altri problemi essenziali che gravano sullo sviluppo agricolo. If we look at biotechnology in Africa generally, you will find out that we have exploited some of these tools, and I believe that I will be talking later on about the Nerica rice, the new rice for Africa, which I championed, you know, to develop. And at the same time, we've exploited other tools to produce clean materials. When I say clean materials, that are free from diseases, through tissue culture, et cetera, but the GMOs themselves, remain controversial in Africa. And today, although some countries have ratified what we call the biosafety laws, the biotechnology regulations have only been ratified in 6 countries in Africa. And only 3 countries are cultivating GMOs at commercial level, and that is South Africa, Egypt, and Burkina Faso. And the crops that are being cultivated are really at a very narrow range,
For example, cotton is being cultivated in Africa, maize, soya, and canola and sugarcane. These are the crops that are being cultivated. But then, as mentioned by the chairperson, and the fact that we are running into problems concerning climate change, I think that we need to mobilize productivity-enhancing technologies, whether it comes from modest biotechnology tools, or whether it comes from GMOs. And in that regard, I would like to discuss a key project that I was part of. I led that project, and it's centered actually on rice, mainly because rice is becoming a key crop commodity for Africa. In fact, the demand for rice has been growing, particularly in the last 15 to 20 years. And again, we also note that the increase in rice demand is in the region of something like 6 to 7% annually, so much so that the continent imports 40% of its rice requirement. And basically what that means is that Africa today, you know, accounts for 32% of the world trade on rice. And it means that we are spending something in the region of $4 billion to import rice into the continent, where we do have the facilities, the land, the water, et cetera, to produce enough rice for ourselves. And so this project involves, in fact, I should mention that there are 32 species of rice, 22 species of rice worldwide. 20 of these species are wild species, and then 2 are cultivated species. The cultivated species, 1 originate from Asia, which we call Oryza glabarima. That is the botanical name, but I would just call it Asian rice. And then the other one is indigenous to Africa. It originates from Africa, and it is called Oryza glabarima. That is the botanical name. Now, these two rices from different geographical background, for 50 years, attempt was being made to cross these two types because they do have some favorable characteristics. The Asian rice have got high yield potential. Per evidenziare le caratteristiche delle diverse varietà, abbiamo dunque anche una differenza proprio nella posizione dei chicchi di riso sulla pianta. Ma vista che sono 3500 anni che coltiviamo questa varietà di riso in Africa, il riso ha sviluppato dei meccanismi protettivi di adattamento, sono diventati dunque più resistenti nei diversi ambienti ecologici. Allora riusciamo dunque a superare gli stress idrici e altre difficoltà. La nostra intenzione era dunque di fare un incrocio tra queste due varietà, il riso africano e il riso asiatico, in modo tale da elaborare una nuova varietà di riso che abbiamo avuto il successo di sviluppare, lo chiamiamo il riso Narika. E questo ci ha permesso dunque di adattare questo riso alle nostre esigenze. Abbiamo avuto successo in questo progetto. Abbiamo fatto dunque questo incrocio, diciamo alla rovescia, questa è una presentazione in PowerPoint che conosco a memoria. Siamo riusciti dunque a fare questo incrocio e questo ci permette dunque di combinare i geni delle due varietà di riso, il riso asiatico e il riso africano. E in questo modo abbiamo utilizzato la tecnica di antacultura. Questa è una tecnica che appartiene alle biotecnologie. Non stiamo parlando dunque di un OGM, stiamo parlando dunque di una tecnica delle biotecnologie che ci permette dunque di elaborare una nuova varietà di riso, il risultato di un incrocio tra il riso asiatico e quello africano.
E quando si fa un incrocio tra le diverse specie, molto spesso il risultato è una specie sterile. Invece questo non è sterile. Siamo riusciti anche ad aumentare la fissazione, diciamo, dei nutrienti, e siamo riusciti anche a farlo. E vediamo che molto spesso c'è una segregazione invece dei elementi nutritizi del riso. E invece questo risultato ha dimostrato che siamo riusciti a superare anche questo scoglio e anche il problema dei geni ricombinanti. Siamo riusciti dunque a trovare i geni sia del riso asiatico che quello africano in questa nuova varietà. E vediamo che questo nuovo riso che abbiamo elaborato è il risultato di tutta una serie di caratteristiche, e vorrei anche aggiungere che per quanto riguarda la varietà sativa, cioè il riso asiatico, abbiamo trattenuto dunque questo alto potenziale di raccolto. Stiamo parlando di una resa di 6 tonnellate invece dell'una tonnellata media, perché sappiamo che il raccolto in Africa è molto basso. Ebbene, riusciamo dunque a ottenere dunque un raccolto che è superiore, molte volte 2 volte superiore, senza l'utilizzo poi di fertilizzanti. Allora vediamo che questo fa molto bene sappiamo che poi l'utilizzo dei fertilizzanti che migliorano la gestione agricola può portare a fino a 6 tonnellate all'ettaro. Ebbene, come siamo riusciti a ottenere dei raccolti così alti per questo prodotto, per questa nuova varietà? Ebbene, perché, come vi ho detto prima, il riso sativa è il risultato della segregazione trasgressiva, grazie dunque a questi geni. Questo significa che la varietà che ne risulta dopo l'incrocio di 2 varietà diverse ha delle caratteristiche che sono di solito le migliori dei 2 delle 2 varietà di base. Dunque questo risultato ci permette dunque di ottenere questi bei pannicoli di riso, perché vediamo che proprio la posizione dei grani di riso ci permette di ottenere ben 250 di grani di riso su un'unica pianta, mentre invece nel riso tradizionale africano ce n'erano solo 80 di chicchi di riso per piantina. Allora vediamo che inoltre questo grano di riso non si rompe così facilmente. Molto spesso durante la mietitura del riso, il raccolto del riso, molti dei grani di riso si polverizzano, mentre invece in questa nuova varietà abbiamo un grano di riso molto più resistente. Inoltre, grazie a questo incrocio, abbiamo un risultato, cioè una varietà che riesce dunque a resistere anche alle erbacce e riesce anche a tollerare meglio la siccità. Allora abbiamo per esempio una bella crescita delle foglie della piantina del riso che riesce dunque ad evitare che crescano le erbacce. Abbiamo una resistenza alle patologie e allo stesso tempo abbiamo l'ottimo gusto e profumo del riso che i consumatori africani amano. Ma quali sono le altre caratteristiche? Ebbene, quando abbiamo fatto dunque questo incrocio tra 2 varietà di riso, abbiamo visto che il risultato ha un contenuto proteico superiore rispetto alle varietà di base.
e vediamo che il contenuto proteico è del 25% superiore dunque rispetto alle due varietà di base. Inoltre anche il periodo di maturazione cambia. Allora, solitamente in Africa quando si coltivano le varietà tradizionali ci vogliono 5 o 6 mesi e se si migliorano le tecniche agricole il periodo diciamo di crescita va dai 4 ai 5 mesi. Invece abbiamo solo 90 giorni dunque di periodo di coltivazione da grano di riso a grano di riso, dunque dal seme al risultato del raccolto grazie a questa nuova varietà. Allora noi vogliamo assolutamente consigliare gli agricoltori a fare per esempio queste coltivazioni usando queste nuove varietà, però chiaramente è molto importante anche la rotazione delle colture. Allora, per esempio, un anno o diciamo per un certo periodo di tempo si coltiva il riso, dopodiché bisogna coltivare invece i legumi. Allora, ci sono diverse varietà di questo riso Nerica. Bisogna testare il tipo di Nerica che va bene a quella determinata situazione africana, perché non c'è un'unica varietà di Nerica. Ebbene, noi abbiamo fatto tutta una serie di studi e abbiamo deciso di coinvolgere anche gli agricoltori in questo progetto, diciamo che si basava su un'ampia partecipazione. Abbiamo chiesto agli agricoltori di valutare i materiali, abbiamo chiesto agli agricoltori di aiutarci nel scegliere quali sono le sementi migliori per i loro campi, che si adattano meglio al loro terreno. E grazie a questo approccio che abbiamo adottato, ora dopo 5 o 10 anni di prove in determinate aree, il riso Nerica viene coltivato per circa 1 milione di ettari di terreno in Africa. E nel 2008 la FAO, che è rappresentata qui oggi, ha dichiarato che la produzione del riso è aumentata in Africa del 18% in solo un anno, e sto parlando dell'anno 2008. E chiaramente c'è una ragione per questo aumento, perché avevamo adottato dunque la varietà Nerica. Sarebbe molto auspicabile che questa varietà venisse adottata da altre zone dell'Africa, e siamo convinti che tra 4-5 anni noi riusciremo anche a raddoppiare la produzione del riso per circa 14 milioni di tonnellate metriche, come era nel 2008, a 28 milioni di tonnellate metriche. E questo permetterà all'Africa dunque di autoalimentarsi, e allo stesso tempo forse potrà anche esportare il riso ad altri continenti del mondo. Inoltre, quello che sta succedendo nei diversi paesi è la cosa seguente. Ebbene, se vediamo paesi come l'Uganda 15 anni fa non coltivava il riso. Dopo aver adottato la varietà Nerica, vediamo che l'Uganda sta risparmiando 30 milioni di dollari americani che altrimenti sarebbero stati spesi per importare riso nel paese. Inoltre gli ugandesi stanno ora esportando circa 15 milioni di dollari in valore verso altri paesi come il Kenya, e gli agricoltori in Guinea, per esempio, hanno detto: da quando coltiviamo la varietà Nerica riusciamo ad alimentare le nostre famiglie per tutto l'arco dell'anno, e ho anche abbastanza riso in più per dunque venderlo e mandare i miei figli a scuola. Questa è la dichiarazione dunque di un agricoltore che svolgeva un'agricoltura di sussistenza. Vediamo che questo ha un impatto veramente notevole per l'Africa. Allora non bisogna necessariamente adottare gli OGM, perché queste varietà vi possono dare dunque un'alta resa che si può pianificare, e noi sappiamo che questo è molto importante per l'Africa, non solo per il riso, ma si può applicare anche per le banane, per gli ananas, e noi stiamo utilizzando dunque questo tipo di approccio all'agricoltura per aumentare dunque le nostre capacità agricole.
agricole. Il Ghana, per esempio, ha adottato la coltura tissutale per produrre in proprio modo massiccio gli ananas, e ora è il terzo paese che esporta più ananas verso l'Europa. Per esempio, questo dopo la Costa Rica e la Costa d'Avorio. Il Ghana dunque in terza posizione. Allora, queste tecnologie possono essere molto efficaci dunque nel produrre delle varietà migliori, e non bisogna necessariamente geneticamente modificare queste varietà. Ebbene, sono quasi alla fine. Che cosa succederà in futuro? Ebbene, il mondo deve aumentare la propria consapevolezza nei confronti delle biotecnologie. La biotecnologia non viene utilizzata solo per produrre gli OGM e neanche solo per produrre delle varietà come Nerica. Noi dobbiamo conoscere quali sono i rischi e anche i benefici potenziali. E la mia istituzione a questo punto interviene, perché la mia istituzione ha deciso di adottare dunque un ruolo neutro. Sto parlando dunque del FARA, il Forum for Agricultural Research in Africa, il Forum per la ricerca agricola in Africa, e noi sappiamo che ci sono alcuni paesi che vorrebbero dunque utilizzare maggiormente gli strumenti delle biotecnologie senza però adottare gli OGM. È molto importante, in modo tale da intervenire, fare delle ricerche, capire quali sono le problematiche in determinati settori, ma per il momento non abbiamo avuto problematiche con queste nuove varietà, e allo stesso tempo noi stiamo promuovendo dunque un ruolo proprio di controllo in Africa. Abbiamo formato moltissime persone, anzi 106 persone, che vanno a loro volta a formare gli agricoltori nell'utilizzo delle biotecnologie. Dobbiamo utilizzare le biotecnologie per risolvere i problemi di marketing e i problemi anche agricoli, per superare dunque i problemi della produttività. È molto importante dunque adottare queste tecnologie che ci permettono di migliorare la produttività. Ecco, non riuscivo a cambiare lucido. Noi dobbiamo anche promuovere una partnership tra il settore pubblico e privato. E sappiamo che questo è molto importante. C'è un'istituzione in Africa che si chiama l'AATF, Africa Agriculture Technology Foundation, e studiano dunque i geni delle sementi commercializzate da Monsanto ed altri, e calcolano per esempio il contenuto proteico di determinate varietà di mais. Fanno lavori di ricerca, e bisogna assolutamente anche sviluppare le capacità per sfruttare al massimo il potenziale delle biotecnologie, sia per quanto riguarda gli OGM che altri prodotti. E dobbiamo assicurarci anche che le nostre strutture abbiano gli impianti necessari, perché molti africani sono molto patriottici, desiderano rimanere nel proprio lavoro se hanno le risorse disponibili. Se ne vanno, immigrano solo quando non hanno i fondi per fare il loro lavoro nel proprio paese. Ecco perché bisogna aiutare l'Africa a fare il proprio lavoro. Prossimo lucido. Prossimo. Finito. Bene, signore e signori, ho concluso, mi spiace, ho preso un minuto in più, 21 minuti invece di 20, e grazie per la vostra pazienza.